tutti e bentornati sul mio canale. Prima di tutto io devo ringraziare tutti quanti per il supporto che ci state dando, che grazie a voi questo canale cresce sempre di più. I due argomenti di oggi sono i cori dei giocatori del Milan durante nel pullman dopo la partita Roma-Milan e di quello della Bobo TV, perché è un argomento che mi piace trattare. Finora la Bobo TV non l'ho mai trattata nel canale, mi piacerebbe parlare un po' della Bobo TV. Attivate la campanella, così ogni volta che uscirà un nuovo contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. Altra cosa importante, andate nei miei canali social, Facebook, Instagram e Twitter, che lì ci sono tutti gli aggiornamenti possibili. Allora, partiamo prima di tutto dai cori di Milan, di Leao e di alcuni giocatori del Milan. Precisiamo, se si parte dai cori, Gobbo Juventino, chi non salta Gobbo Juventino è un conto. Se invece i cori sono Porco Gobbo Juventino in alto. Però lì, in tutto questo, la Procura federale che diavolo c'entra? Chi ne è? Peppe chi ne è? Che c'entra in tutto questo? Quello che mi fa pensare è che quando c'è una cosa mediatica, la Procura federale, per farsi vedere, si va avanti. Perché in altre circostanze, la Procura federale, con mano si fa vedere? In quei famosi cori che agli stadi li fanno tutti i giorni, come non si fa vedere? Io ancora oggi dalla Procura federale mi aspetto che trovano tutti quei personaggi, tutti quei tifosi atalantini che durante Atalanta-Juve tutto quasi mezzo stadio insultavano Vlahovic, ma io là non ho visto. Però essendo che qui c'è la mediacità, c'è la cosa mediatica, il procuratore Kinné esce fuori, ma semplicemente quelle sono cose da tifosi, da semplice tifoso. Noi juventini di questo dobbiamo essere orgogliosi. E voi mi dite perché? Perché dopo una vittoria sulla Roma, i giocatori del Milan, che in questo momento sono i più belli, sono i più forti, sono in Champions, la loro ossessione qual è? La Juve. Ma vi rendete conto? Vincono contro la Roma e la loro ossessione è la Juve. Questa cosa ti deve supportare, questa cosa ti deve fare essere felice, perché capisci che loro sono ossessionati dalla Juve. E di questo io sono molto molto contento. Perché loro, essendo che sono i più belli, i più bravi, i più forti, o forse la loro ossessione qual è? Che la Juve con meno 10 in classifica da un procuratore Kinné che ha fatto una sentenza ridicola, e ancora oggi la vediamo, perché la sentenza è ridicola, perché le plusvalenze le fanno tutti. Carnevale dice che ha fatto un favore per le plusvalenze, la valutazione di Volpato e l'altro giocatore per fare un favore al suo amico Pinto. Samardžić doveva andare all'Inter, Fabian all'Udinese, poi fai a vedere, perché poi salta Samardžić, Fabian doveva andare all'Udinese, poi salta anche Fabian che va al Bologna, però erano due operazioni diverse, no, perché poi alla fine Fabian costava quanto il resto oneroso di Samardžić per un anno. Però lì non indaga, lì ci sono società che sono con le pezze al culo, società che hanno debiti, che fra un po' si devono ipotecare anche i vestiti, i loro proprietari, però lì non indaga sulle cazzate, perché quello di un coro, quello del coro, pure che fosse porco juventino, al procuratore Kinné non gli deve interessare, lì deve essere la società Milan a punire con una multa, a fare chiedere scusa a Leao. Perché un conto che porco juventino lo dice un tifoso, un ultra, un conto che lo dice un giocatore, perché così poi dicendolo un giocatore se lo dice un tifoso non può essere più un fatto. Il problema è un altro: se la Juve, se qualche giocatore della Juve, qualche dirigente della Juve, su un polmo della Juve, l'avrebbe fatto contro il Milan, contro l'Inter, contro il Napoli, sarebbe successo il casino.
Però la cosa bella è che loro vincono contro la Roma e la loro ossessione qual è? La Juve. Forse dentro di loro sanno che sono in Champions, cose che non dovrebbero essere in Champions. Quella è la loro ossessione. Per me quella che Leao, dopo la vittoria della Roma, canta chi non salta gobbo juventino è una medaglia al petto. Perché io vinco con l'Empoli, col Bologna, con l'Inter casomai, col Napoli e del Milan. Non mi interessa, io casomai prendo in giro la squadra che ho vinto. Loro vincono con una squadra, con la Roma. E in questo momento loro si stanno giocando lo scudetto con Roma, con Inter e Napoli, la Juve, che onestamente non è in questo momento che può lottare per il campionato, e loro cosa cantano? Contro la Juve. Questa è una medaglia sul petto. La Bobo TV. Lunedì mi sono visto una puntata. Sinceramente non è che esco pazzo per vedere la Bobo TV. Una cosa deve essere chiara. Cosa fa show? Cassano è lì per fare show. Perché di calcio Cassano ne capisce meno di me, pur che ha giocato a calcio. L'uno che capisce di calcio è Leila Dani, però Leila Dani è prigioniero del suo personaggio. Voi mi dite, per quale motivo? Per Leila Dani il gioco di Allegri fa schifo. Per Leila Dani tutto quello che fa Allegri fa schifo, quando lo dice alla Bob TV. Però io, essendo che sono uno che non... che vuole vedere oltre, sono andato a vedere nella domenica sportiva l'incontro fra l'incontro fra Leila Dani e Massimiliano Allegri. Mi aspettavo che Leila Dani dicesse la Juve gioca di merda, il tuo calcio è un calcio vecchio, non va bene così, non va bene cosa, non va bene colì. Tutto quello che dice la Bobo TV alla domenica sportiva non la dice. Dice tutta un'altra cosa. Dice i suoi concetti, però non le dice come le dice la Bobo TV, che quello fa schifo, che quello non va bene, che quello non va bene, quell'altro non va bene. Ieri non si è parlato della partita ieri quando c'è stato la Bobo TV, ma delle dichiarazioni del post partita. Ormai siamo arrivati al punto che, perché la Juve può giocare male, può giocare, però con l'Empoli ha dominato, non ha rischiato di subire gol. 5-6 mesi fa a Empoli è finita 4-1, tutto è saltare l'Empoli, la Juve è schifosa. Ora la Juve ha vinto, la Juve ha fatto il suo, la Juve se vince con l'Empoli fa il suo, facciamo questo, non è che fa qualcosa di più. Però il problema che nella Bobo TV è Leila Dani, è uno che capisce di calcio, perché se quando va a parlare oltre il personaggio capisce di calcio. Se ieri Leila Dani e Bobo Vieri mi esaltano Jovic che è andato al Milan, dalla Fiorentina al Milan, e basta andare, loro dicono a Firenze, mi dicono: ma signori miei, vivete in un altro mondo. A Firenze hanno fatto la... A Firenze, quando hanno venduto Jovic, hanno aperto lo spumante. Quando si sono tolti Jovic, hanno aperto lo spumante. Perché mi dovete dire che a Firenze erano scontenti che Jovic era andato via? Jovic hanno aperto lo spumante. Se Real Madrid dà Jovic gratis alla Fiorentina, dopo averlo pagato quasi 35 milioni di euro, Jovic lo dà gratis al Milan, fatelo. Perché mi dovete portare avanti come quella stories che diceva, che parlava di un centrocampista della Fiorentina? Parliamoci chiaro, non facciamo il segreto di Pulcinella. Lui parlava di Arthur, che era andato a Fiorentina, aveva fatto bene contro il Verona, aveva fatto quella storia perché voleva attaccare Allegri. Però perché in queste altre due partite contro Lecce e contro Milan, che Arturo ha fatto male, non ha fatto la storia per dire che Arturo ha giocato male? Loro sono i personaggi, loro i di calcio, se loro escono dal loro personaggio, dalla loro antipatia personali,
dalle loro antipatie personali. Loro di calcio ne capiscono almeno Lele Adane, Bobo Vieri, perché poi Bobo Vieri è quello più tranquillo, è quello che dice la verità. Dalla parte c'è Mourinho che non lo possono vedere, dall'altra c'è Bobo Vieri che dice che come gioca Mourinho gli piace. Lì abbiamo capito che c'è una cosa personale fra Cassano e Mourinho, c'è la cosa personale fra Allegri e Adane nei fatti di Sky, e lì poi Cassano si è unito alla striscia di Lele Adane. Però se tu mi dici che nel calcio non contano le vittorie, io semplicemente ti dico, senza le vittorie Pep Guardiola prendeva quei soldi? Dico, senza le vittorie Pep Guardiola era quel giocatore, era quell'allenatore che dicevate voi. Pep Guardiola, per vincere una Champions col Manchester City, ha dovuto superare quasi 1,5 miliardi di investimento. Allora, dobbiamo essere onesti intellettualmente, dobbiamo essere onesti su tutto. Loro sono di calcio e ne capiscono, secondo me, tantissimo. Cassano fa show, Cassano fa contenuti. Cassano, sappiamo che ormai Cassano, l'unica cosa di Cassano è quando dice a uno che è fallito, che ne, dico, questo si va oltre, perché tu non puoi dire a una persona fallita, che è una cosa oltre il limite, però fa contenuti, sappiamo. Per esempio, la volta in cui ha detto che il Napoli non sarebbe neanche arrivato in zona Champions, apriti cielo. Poi hanno il personaggio che lo vogliono portare avanti, lo sappiamo che hanno il personaggio che lo vogliono portare avanti, perché se tu mi dici che la Juve è insieme all'Inter è la favorita a vincere lo scudetto, allora io ti dico questo, fermati. L'Inter ha comprato 10 giocatori e ne ha venduto altri 10. È arrivata seconda, è arrivata fino a dicembre, la Juve non ha acquistato nessuno. Allora, il livello della Juve è quello dello scorso anno. Il Milan, l'Inter, se vende, pensa di comprare per aumentare il livello, va bene. Il Milan è arrivato quinto, però è arrivato sempre alla di Champions, la Juve no. Ha comprato, ha investito, ha speso quasi 250 milioni, vuol dire che il livello è aumentato. E come fate a dire che la Juve deve giocare a livello di loro, che è la favorita? Lì è il personaggio, perché se la Juve non vince lo scudetto possono attaccare Allegri che ha fallito. Io la dico in un altro modo, la Juve deve sempre lottare per lo scudetto, per la sua storia. Poi che è la favorita numero uno per lo scudetto non lo dico, perché se io vado a vedere il mercato fatto dalle altre, il mercato fatto dalla Juve, dico che il Milan e la Juve, il Milan, Inter e Napoli hanno qualcosa in più fatto dal mercato. Poi che la Juve ha una settimana in più di allenamento, quello è un fattore pure per la Juve. Però non dico che è la favorita numero uno insieme al Milan, all'Inter, perché dopo se non vince così lo attacco. Io se dovevate essere consapevoli, se dovevate essere ora dovevate dire, la Juve deve lottare fino alla fine per lo scudetto, non che deve vincere, perché deve lottare. Perché lo stesso ragionamento che mi fai tu mi dici che Guardiola vince ma deve lottare fino alla fine, poi se vince o perde è un discorso. Allora lo stesso discorso si deve fare alla Juve. La Juve deve lottare, non deve obbligare a vincere, perché se no il discorso poi lo cambiamo a modo nostro. Comunque, avete capito di cosa? La Bobo TV è divertente, capiscono di calcio, sappiamo i personaggi, Bobo Vieri è quello che è amico di tutti, Lele Adane è quello che semplicemente, forse di calcio, ne capisce anche di tanti allenatori, su questo non metto i dubbi, però è schiavo del suo personaggio, è schiavo, è il servilismo del suo personaggio, lui è servo ormai del personaggio che è. Deve attaccare a Allegri, ormai abbiamo capito il suo modus operandi, però il problema è questo. Se, per me era più onesto se lui, come la Bobo TV e anche alla Domenica Sportiva, siccome che la Bobo TV in un modo e alla Domenica Sportiva in un'altra, la cosa un po' mi cade. E invece Cassano è quello che fa personaggio, Nicola Ventola è lì che fa il VIP. Allora, abbiamo parlato dei cori che
dei cuori dei giocatori del Milan. La Procura federale ha fatto un'altra figuraccia. La Bobo TV, ho voluto dire la mia sulla Bobo TV perché è la prima volta che. Non è la prima volta, però forse vederla dall'inizio alla fine l'ho seguita. E devo dire che di calcio ne capisco, però se non serve, non lo so. Non è vero. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e vediamo la prossima.